A questo punto, visto che è arrivata Pinuccia Montanari, assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, a questo punto io passerei la palla a Pinuccia Montanari con una suggestione. Abbiamo visto quali sono i dati di Roma. Abbiamo visto che se si continua in base al piano regolatore generale approvato qualche anno fa, avremo un 9% secco al 2030 di aumento del consumo di suolo. Insomma, Assessore Montanari, abbiamo i dati, sono anche i dati sugli ecosistemi, sui danni che fanno agli ecosistemi questo consumo di suolo. Abbiamo i dati in progressione, abbiamo addirittura i valori economici. Ecco, ci parli un attimo di Roma, perché se la scommessa si vince a Roma, secondo me si può vincere in tutta Italia. E perché Roma, diciamo, è uno dei posti più problematici da questo punto di vista. Ecco, in base ai dati che sono stati esposti, lei che idea si è fatta? Lei è assessore da pochi mesi, per cui sicuramente non ha le soluzioni in tasca, detto tra parentesi, e del resto, voglio dire, questo strumento previsionale che abbiamo visto oggi, anche solo 5 anni fa non esisteva, d'accordo? Per cui voglio dire, è uno strumento potente per fare delle pianificazioni urbanistiche, delle scelte rispetto alle città che però abbiamo ora, d'accordo? Ecco, ci dica qualcosa su come si potrebbe usare questo strumento in un caso complesso come quello di Roma. Bene, grazie. Intanto buon lavoro per la giornata di oggi, una giornata credo di grande importanza. Devo anche dire che a mio avviso gli strumenti come i LIFE sono fondamentali proprio per definire nuovi indicatori e anche nuove metodologie. E peraltro ritengo che i comuni, e questo è anche un po' il nostro orientamento, debbano andare nella direzione cercare di utilizzare quanto più è possibile questi strumenti anche per fornire poi degli orientamenti alla Commissione europea. Noi sappiamo che in genere dai progetti LIFE nascono delle indicazioni specifiche e la Commissione europea è molto attenta ai risultati dei LIFE perché poi ne assume e assumono questi progetti anche una valenza che potrebbe essere trasformata appunto in valenza normativa, quindi in direttive. E questo già credo sia un primo input di grande importanza per la valorizzazione di questi progetti. Quanto al tema appunto che si sta analizzando, io parto sempre da una considerazione che è quella del, così che si riassume in termini anche un po' divulgativi in uno slogan, che è costruire sul costruito, nel senso che a nostro avviso continuare nel consumo del territorio sia un fatto assolutamente negativo per le città. Occorre anche in forma diciamo di transizione andare verso veramente questo obiettivo. Le mie competenze però mi impongono di parlare di quello di cui mi occupo. Noi ci occupiamo in particolare appunto della pianificazione del verde e allora la prima riflessione che in questi contesti mi viene sollecitata è che normalmente nella pianificazione soprattutto delle città e delle città di dimensioni appunto come Roma ma anche altre città, noi oggi viviamo un grande problema di manutenzione delle aree verdi e di gestione delle aree verdi. Perché? Perché normalmente nella pianificazione urbanistica la dimensione del verde viene sempre vissuta come un elemento residuale della pianificazione o come un elemento di compensazione e questo è il grave errore. Cioè, in realtà le città dovrebbero, è quello che noi cercheremo di fare, partire nel riproporre e anche riqualificare la città a partire appunto da una nuova pianificazione del verde che deve essere centrale nella visione della città. Il che significa dare alla pianificazione del verde quegli elementi essenziali che possono rispondere poi a quelle esigenze che voi avete indicato e toccato, e cioè
affrontare il problema del microclima, affrontare il problema dei tetti verdi e del verde verticale, del verde orizzontale, ma soprattutto in una città che viene invece da una visione vecchia, quella che metteva al centro la visione urbanistica e il verde come elemento residuale, occorre oggi invece capovolgere questa visione e cercare di riconnettere la città, riconnettere quegli spazi verdi, quei luoghi verdi, ricostruire dei corridoi verdi e rivalorizzare i corridoi verdi esistenti, che sono anche in grado appunto di ricostituire quella biodiversità oggi centrale per dare una qualità di vita e di benessere alle città. Quindi il nostro sforzo, e qui parlo proprio della concretezza della nostra azione amministrativa, è stato quello di innanzitutto definire da subito delle linee guida per la gestione del verde, ma soprattutto di lavorare per appunto un nuovo piano del verde. Un nuovo piano del verde che ha come obiettivo proprio questo, cioè quello di riconnettere, ricostituire, rimettere in relazione gli spazi verdi della città in modo che il cittadino possa percorrere la città, possa vivere la città a partire da una centralità degli spazi verdi. Certamente per Roma questa è un'impresa molto difficile, lo dico molto onestamente, è difficile perché sono 44 milioni di metri quadrati di verde, 330 mila alberi e poi ci sono veramente tutte le tipologie di verde, dalla riserva naturale al verde del Tevere, al verde dei viali alberati, al verde stradale, al verde di connessione ecologica, al verde dei parchi urbani, al verde dei parchi delle ville storiche. Per ognuno di questi spazi si esigerebbe una pianificazione seria, una riqualificazione seria. È una città che ha bisogno di grandi investimenti e io penso che noi stiamo andando in questa direzione, uno alla volta, perché i problemi si risolvono uno alla volta e non tutti insieme, perché anche questa è una pretesa assurda di chi dice dopo 4 mesi dovete aver già risolto il problema dei rifiuti, il problema della manutenzione del verde in una città come Roma. No, noi facciamo le cose seriamente, quindi uno alla volta affrontiamo i problemi e cerchiamo di risolverli in questa ottica e in questa visione, che è una visione metodologica, a mio avviso, serissima e che in fondo si ricollega con gli approcci metodologici appunto di questi strumenti, come i LIFE, no? Che hanno una pianificazione, hanno delle azioni, queste azioni devono essere realizzate, valutate, monitorate e appunto alla fine si diciamo cerca di dare anche qui un'ottica e un risultato. Ancora occorre modificare la nostra valutazione, quindi anche gli strumenti di misurazione. Certamente, come avete detto anche voi, adesso io non ho sentito gli interventi precedenti, però mi par di cogliere questo tema appunto delle vecchie modalità di valutazione degli indici, va tutta rivista, ma d'altra parte oggi è questo che l'economia ci insegna, cioè rivedere gli indici di benessere, gli indici di qualità, gli indici qualitativi, non solo appunto quantitativi, come sono quelli appunto che si utilizzano e che si sono utilizzati fino ad oggi anche per misurare il PIL. Quindi nuovi indicatori qualitativi fondamentali. Ancora la capacità di recuperare tutto quello che si è perso, in particolare in una città come Roma che ha una interessante qualità dal punto di vista degli habitat naturali. Noi abbiamo fatto uno studio assieme appunto ai nostri tecnici che sono qui, ad esempio sulla riserva naturale di Capocotta, che esige un intervento importante perché questo straordinario territorio conserva delle biodiversità appunto vegetali straordinarie e uniche, di una macchia mediterranea veramente incredibile, straordinaria, e quindi non può essere distrutta da un errore legato a una sbagliata gestione della mobilità, a un errore dovuto appunto a una situazione di gestione purtroppo anche contaminata da fenomeni gravi come l'introduzione della criminalità organizzata. Oggi occorre invece rivedere anche questo tipo di situazioni e ricostruire appunto dei percorsi che vanno a risolvere tutti questi problemi. Così come abbiamo un tema molto importante, tutto l'agro romano. Il territorio di Roma, se lo si guarda anche, basta guardarlo da Google, è un territorio di grande rilevanza. Posso dire che oggi, tra l'altro anche alla luce della nuova ordinanza che conferisce all'ambiente la competenza anche sulle tenute agricole, noi lavoreremo proprio per svolgere anche in questo senso una fondamentale riqualificazione di quelle aree come Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, che sono ettari e ettari di terre, di bosco, luoghi di produzioni agricole che possono tornare anche qui ad avere nuova vita, ad essere opportunità di sviluppo, opportunità
appunto anche in termini di intervento. Ancora abbiamo individuato degli strumenti importanti che sono il PAESC, cioè il piano per l'energia sostenibile per il clima, in relazione a quello che diceva molto giustamente l'onorevole De Rosa, cioè è importantissimo che noi lavoriamo con questi strumenti per misurare l'efficacia delle nostre azioni, ma questi strumenti abbiamo voluto anche aggiornarli, quindi il nostro piano per l'energia sostenibile lo abbiamo voluto trasformare in piano per l'energia sostenibile e per il clima, perché siamo ben consapevoli delle sfide legate ai cambiamenti climatici, che sono sfide serie, che sono sfide che hanno un impatto sull'economia. Noi vogliamo anticipare, grazie appunto anche a risposte serie in termini di investimento, proprio queste sfide. Ancora il modello Smart City, come è stato citato, un modello fondamentale, perché l'innovazione tecnologica è di grande aiuto. E ancora, c'è senz'altro un tema che voi avete toccato, che è quella della partecipazione, della progettazione condivisa. I territori hanno bisogno di partecipare comunque alla valorizzazione dei luoghi, alla valorizzazione e alla riscoperta anche delle identità. E in questo senso, attraverso un ruolo centrale dei municipi, in ogni settore, almeno delle mie competenze, noi riteniamo che i municipi debbano avere una voce centrale proprio nella riqualificazione della qualità di vita e del benessere dei cittadini. E in questo senso noi vogliamo riconsegnare, restituire ai municipi quel ruolo che alla fine era risultato anche nelle ultime espressioni, anche amministrative, solo burocratico. Invece non deve essere un ruolo di decentramento burocratico. I municipi non possono essere solo un ruolo di decentramento burocratico, devono essere un luogo dove si costruisce il modello di vita e di risposta alle esigenze dei cittadini, perché i municipi sono quelli veramente più vicini ai cittadini e anche più in grado di rispondere a quelle necessità essenziali di manutenzione e di tutela. Adesso queste sono solo delle riflessioni generali, ma credo che il contributo, l'analisi e lo studio delle documentazioni siano fondamentali. Grazie. Hai fatto spegnere la luce. Allora, grazie all'assessore Montanari per il suo excursus a 360 gradi. Ho preso quasi una pagina di appunti. E, una questione però volevo chiedere. Puntare sul verde. E, ovviamente io vorrei sapere qual è il progetto a cui tiene di più, quello sul quale state investendo per primo o cose di questo tipo, però forse è anche prematuro chiederglielo. Però quando ha parlato di linee guida per il verde, bene, lei come se lo immagina il verde, e dico se lo immagina, per cui faccia una proiezione verso il futuro, non le chiedo soluzioni a 2 mesi, però una proiezione verso il futuro a 5-10 anni. Ecco, come se lo immagina un verde che risolve alcuni problemi dei cittadini, che sono anche concreti, voglio dire, che perché se noi abbiamo meno verde nelle città, poi abbiamo le bolle di calore, di conseguenza banalmente azioniamo i condizionatori d'aria d'estate e incrementiamo i consumi energetici, aumentando a loro volta le bolle di calore, perché i condizionatori sottraggono calore dall'interno e lo buttano all'esterno, d'accordo? Per cui voglio dire, è un po' un cane che si morde la coda sia a livello locale sia a livello globale con le emissioni di CO2. Ecco, lei, nella sua posizione da assessore, come si immagina il verde, un buon verde per la città di Roma? Ma direi che riprendo la prima domanda, che mi sembrava molto concreta. Quello che mi aspetto adesso è quella di ricostituire innanzitutto il servizio giardini, perché noi abbiamo trovato una situazione gravissima, nel senso che, le faccio un esempio, 2 milioni di metri quadrati di verde da gestire con un tagliaerba e un trattore. Quindi noi stiamo partendo dalle questioni molto elementari, cioè stiamo ricomprando, sono appena arrivati al servizio giardini 15 motofalciatrici, cioè stiamo ricostituendo anche con l'assunzione di personale, sono partiti 50 contratti con i manutentori del verde, stiamo assumendo altri 30 giardinieri e pian piano ricostituiamo il servizio giardini.
Questo per me è già un obiettivo prioritario, perché la manutenzione del verde è il primo elemento centrale. Appunto, noi quando abbiamo visto arrivare, e ho le foto appunto di questi mezzi, veramente abbiamo detto: questa è la concretezza della nostra azione immediata, cioè gli strumenti per lavorare. Un lavoro che deve essere puntuale e preciso, perché? Perché il verde, ecco come immagino il verde, io immagino un verde che già è straordinariamente, ha una bellezza straordinaria nella città di Roma, ma che senz'altro deve avere una manutenzione molto efficace, perché sappiamo che gli alberi ad alto fusto non assorbono CO2 rispetto a questo grande tema, producono 1200 litri, se non sbaglio, di ossigeno all'ora, quindi poi non abbiamo bisogno di davvero di condizionatori, avremo bisogno invece di un verde che svolga la funzione essenziale e che ha a Roma le caratteristiche per poter svolgere questa funzione. Io immagino un verde che venga valorizzato e anche visitato da un turismo dolce. L'altro giorno, mentre facevo un controllo purtroppo a fronte di furti avvenuti a Villa Borghese, siamo andati a vedere un attimo il viale dei Platani. Io invito ad andare a vedere questo straordinario viale dei Platani, magari i romani ci sono già andati tante volte, io c'ero andata tanti anni fa con mio marito e devo dire che sono tornata anche l'altro giorno a rivederlo. Ci sono dei platani che veramente sono secolari, hanno 600 anni, sono più bei platani che ci sono in Europa. Io credo di averne visto uno simile in una città in Grecia che si chiama Platanos, dove addirittura nel tronco del platano sono state scavate delle chiese, ma ne ho visto un altro che è il famoso platano di Pausania, che ha circa 2000 anni, ma certamente i platani di Viale Borghese e il Viale dei Platani è uno dei più belli in Europa. Ecco, io immagino una città che investe appunto in questa capacità di valorizzazione del proprio verde e poi che ricostruisce un verde e trasforma Roma in un giardino d'Europa, per cui percorrendo i viali della città noi dovremmo ammirare appunto la macchia mediterranea, dovremmo ammirare tutte quelle specie botaniche che a Roma veramente fanno di Roma una bellezza straordinaria, un luogo di bellezza straordinaria. Quindi io l'immagino come giardino d'Europa, perché credo che effettivamente Roma sia giardino d'Europa. Un Giardino d'Europa, ricordiamolo, che si innesta sull'area archeologica metropolitana più vasta del mondo, se non sbaglio.